Buone notizie per la sanità campana ed in particolare per le donne affette da sclerosi multipla. Sono tre infatti i centri campani per la cura della sclerosi a misura di donna che hanno ottenuto i bollini rosa, un riconoscimento attribuito dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna alle strutture ospedaliere per la loro attenzione specifica all'utenza femminile. La sclerosi multipla infatti colpisce soprattutto le donne in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. In Italia sono circa 68.000 le persone affette da questa patologia, di cui circa 45.000 donne. Percentuali rispettate purtroppo anche in Campania, dove donne il 65% di circa 6.000 malati di sclerosi multipla. Numeri che sottolineano la necessità di adeguare i bisogni di cure e di assistenza all'utenza rosa, ponendo attenzione a specifiche esigenze, quali la problematica connessa alla fertilità, alla gravidanza e alla menopausa. E così accade che a Napoli, al nuovo Policlinico al Caldarelli, i cui centri specializzati per la cura della sclerosi multipla sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento, che ci sia soddisfazione. Ai nostri microfoni Vincenzo Bresciamorra, direttore centro sclerosi multipla dell'Università Federico II, e Ciro Florio, direttore del centro regionale sclerosi multipla del Caldarelli. Sono 25 anni che noi operiamo in questo settore, anzi è il primo centro che è stato creato nel sud Italia per la sclerosi multipla. E il problema del bollino rosa è legato al fatto che la maggior parte dei pazienti che afferiscono al centro per questa malattia sono donne. Siamo estremamente gratificati da questa cosa e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questo, diciamo, riconoscimento, migliorando ulteriormente tutto il percorso che focalizzato sulle donne, le segue in tutti i momenti della loro, diciamo, gestione quotidiana e convivenza con la malattia.